Pace e bene. Continuiamo il nostro cammino con Maria. Nell'incontro terzo abbiamo visto come all'apparire dell'angelo nell'Annunciazione, Maria disse: si compia in me la tua parola, rispondendo a Dio. Ecco, in quel momento in lei avviene l'unione tra la creazione e Dio, che era stata interrotta questa unione dal peccato originale. Infatti il Padre affida a Maria suo figlio. Il figlio discende nel grembo di lei, purissimo, virginale. Lo Spirito Santo opera, forma in modo prodigioso il corpo del Figlio di Dio Cristo nel grembo di lei. E San Massimiliano Maria Kolbe dice: prende in Maria dimora stabile. È una cosa meravigliosa che lo Spirito prenda dimora stabile in una creatura. Ecco, vediamo cosa succede. Non è come quando mettiamo del miele in un vaso. Il miele rimane miele, il vaso rimane vaso. Una volta divisi, si ritrova il miele come prima e il vaso si ritrova ad essere come prima. Non è neanche secondo l'unione più profonda dell'anima che abita nel corpo. L'anima è spirituale, il corpo è materiale. L'anima, messa nel corpo forma il corpo, lo fa vivere, lo fa crescere. Il corpo in qualche modo nutre l'anima attraverso i vissuti, attraverso i sensi. Ma quando si separano in punto di morte, ecco che non sono più quello che erano. Il corpo non esiste più, non vive più. E l'anima continua il suo cammino spirituale, in modo spirituale. Ecco, è tutta un'altra cosa quando lo Spirito di Dio abita nella creatura. Allora lo Spirito di Dio e lo Spirito della creatura, dice Edelstein, quasi si fondono, si compenetrano l'uno nell'altro. E resta la divisione dell'essere, cioè Dio, lo spirito rimane Dio, rimane spirito, amore infinito, tutto infinito. Lo spirito della creatura rimane spirito della creatura, ma molto sublimato. Viene trasformato nel profondo. Maria da quel momento non è più lei. E si penetrano, dice Massimiliano Kolbe, come la mente umana non può neanche immaginare, nella donazione reciproca personale, uno penetra nell'altro. Ed è una cosa straordinaria, perché da questo momento cosa succede? Succede che lo Spirito Santo non dà più alcuna grazia, il Padre non fa più discendere la vita divina nell'umanità se non attraverso Maria. Certo, attraverso lo Spirito Santo, in Cristo, attraverso lo Spirito Santo, ma sempre attraverso Maria. Maria diventa come quel raggio di sole che parte da questo sole infuocato d'amore e riscalda il mondo, lo feconda. Maria è quel fiume che parte dalla sorgente e va sulla terra dappertutto a irrigare, a innaffiare, a fecondare. E
dice padre Massimiliano Kolbe, è vero anche il contrario. Dunque il Padre e lo Spirito arrivano a noi attraverso Maria. Noi arriviamo al Padre attraverso Maria. L'anima si dona a Maria come in sua proprietà. Maria la purifica, la porta al Figlio. Nel Figlio l'uomo acquista valore infinito ed ecco che è degno di essere presentato al Padre. Maria riceve, ripeto, dal Padre i doni di grazia per elargirli all'umanità. L'umanità si offre a Maria per poter essere presentata al Padre, tutto attraverso Maria. E a mano che l'uomo offre tutto se stesso, tutti i suoi atti d'amore a Maria, viene sempre più ad appartenere a Maria. Appartenere, come abbiamo detto nell'incontro 3, che vuol dire che Maria ci considera suoi, ci usa, ci trasforma, ci illumina, ci forma e poi ci manda. Lei ripete in noi il suo sì e diventiamo degni di essere suoi strumenti. E padre Kolbe qui dice, spesso questa cosa non si sa, che Maria sia il nostro tramite dal Padre e per arrivare al Padre. Dice, è bene dircelo, perché solo quando noi capiremo che il Padre è il fine ultimo di ogni esistenza umana trasformata in amore, che in Maria la nostra esistenza viene abbellita, viene purificata, viene resa immacolata, che in Cristo acquista un valore infinito. Solo allora capiamo che non possiamo vivere, non possiamo camminare senza Gesù e senza Maria. Ecco, a questo proposito viene bellissima la preghiera di Giovanni Paolo II. È una preghiera piccola, ma molto importante. Pregava così Giovanni Paolo II: tutto tuo sono Maria, e tutto ciò che è mio è tuo. Ti voglio con me in tutte le cose mie, dammi il tuo cuore. Ecco, San Giovanni Paolo II aveva compreso che la sua vita raggiungeva il suo fine ultimo solo consegnandosi a Maria. E dice a Maria, tutto ciò che è mio, le mie attese, le mie speranze, le mie fatiche, i miei dolori, la mia esistenza quotidiana, tutto è tuo, tutto metto nelle tue mani. Ti voglio con me in tutte le cose mie, nei miei viaggi, nella mia preghiera, nel mio soffrire, nel mio gioire, nel mio riposo. Ti voglio con me. Tu sii guida ai miei passi, tu illumina il mio cuore e la mia mente, tu trasforma tutto ciò che non è secondo Dio. E poi conclude Giovanni Paolo II, dammi il tuo cuore, quel tuo cuore infuocato di amore, che sa amare come Dio ama, perché il tuo cuore possiede solo l'amore di Dio, quell'amore di Dio che ti possiede, tu lo possiedi. Dammi il tuo cuore. Ecco, allora preghiamo gli uni per gli altri. Facciamo nostra questa preghiera anche a nome degli altri, perché un domani vedremo che siamo un corpo unico e se io prego anche per gli altri, Maria mi esaudisce anche per gli altri. Preghiamo gli uni per gli altri, perché tutti possiamo conoscere la nostra Madre meravigliosa. Possiamo amarla, ma soprattutto possiamo affidare tutta la nostra vita a lei.
Solo allora sentiremo di camminare verso il Padre, di essere trasformati giorno per giorno, di diventare persone che veramente sanno amare col cuore di Maria. Pace e bene.